Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Eco, oggi siamo tornati a uscire come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un pushettino in ladder, nessuna hit per la nuova lega ragazzi, perché ci ho provato off camera, mi fa fare sempre il solito una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta. Quindi oggi pusho, gioco, vediamo un po' dove arriviamo e poi ovviamente proseguiremo nel corso dei prossimi giorni entro il 4 di settembre che è dopo inizierà la nuova season di Royale. Vi invito ad andarvi a recuperare ragazzi se volete perché è un po' lunghina l'ultima live che è uscita sul canale, che è lunga 4 ore, dove potete vedere con i vostri occhi tutto il push per ittare la Lega 9. E come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo il likeino di supporto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e mi raccomando attivando la campanellina. Ho visto un casino di video ragazzi per le nuove reclute evolute e ho messo anche un sondaggio su Instagram, un sondaggio qui su YouTube, andate a rispondere perché è molto simpatico. Ma ragazzi, veramente prossima season, lo dico tranquillamente, il bridge spam è morto, quindi io andrò a prendere il pass diamante, ovviamente andrò a sbloccare le reclute evolute, sicuramente saranno già a livello 14 come per questa season l'abbiamo visto con il cavaliere. Però signori, veramente il bridge spam la prossima season sarà complicato da andare a utilizzare, non credo che lo andrò a utilizzare, molto probabilmente uscirà un deck mita per le reclute, sicuramente quello magari con i maialini royali in combo che già tutti quanti noi conosciamo, e ci faremo il segno della croce ragazzi, mi farò il segno della croce per vedere di pushare il più possibile. Ma questo problema ancora non subentra, quindi ragazzi concentriamoci al presente. Ovviamente fatemi sapere sotto nei commenti come sta andando la vostra pushata. Andiamo contro Walking Joe, questo è francese ragazzi, è francese raga, con i francesi io preferirei vincere molto tranquillamente, ovviamente deve laggare perché se non lagga, cioè noi facciamo uscire le carte volute ragazzi, ma il problema del lag più lo risolviamo dopo meglio è sostanzialmente. Cheat super cell, bandit, non ho fatto caso se era la bandit evolution oppure no ragazzi. Andiamo a fare di questo, andiamo con lo spiritellino della cura che secondo me ci sta assai bene per quella valchiria. Regà, secondo me è andata bene, perché gli facciamo fuori quella pirotecnica che lui ha difeso con le unghie e con i denti, lui già ne avrà ciclato un'altra senza problemi. Stiamo giocando con un bridge spam, ma non con la versione pecca ragazzi, con la versione di barbari scelti. Se ne volete sapere qualcosa di più a riguardo andate nella live più o meno alla terza ora, inizio terza ora, inizio seconda ora ragazzi, trovate il change a questo deck che secondo me, essendo molto più rapido, se non vado errato è un 3.6 con i barbari scelti e con il cavaliere evoluto, può aiutarci in più in questa zona di ladder. Allora andiamo con l'arciere magico, però il problema di questo deck è che non c'è una spell tosta al suo interno, cioè abbiamo solo ed esclusivamente la tronco. Andiamo a splittare l'ariete che tanto di là abbiamo il cavaliere evoluto tantissimo. Ok, ci è arrivato. Andiamo il cavaliere evo di qua. Perfetto. Va benissimo. Cavaliere evo sta facendo il suo corso, il suo ciclo molto molto bene. Tiriamoci una tronco ragazzi per non saper né leggere né scrivere. Quel cavaliere là sulla sinistra non è un problema. Guarda il cavaliere evo ragazzi con uno scudo incredibile. Mamma mia. Valchiria pure non dovrebbe essere un problema perché andiamo con Casper in this moment, la pirotecnica non ci hitta. Comunque la stiamo gestendo diciamo abbastanza bene ragazzi, diciamo che la stiamo gestendo abbastanza bene. Andiamo con l'arciere magico, perfetto, pirotecnica evoluta se n'è andata a fare il Chapones. Mi piacerebbe tantissimo andare a splittare i danni, è un rischio ragazzi, è un rischio gigantesco, infatti. E infatti, raga, infatti. Andiamo con il mago zap. Andiamo con la rete da battaglia. Per forza. Andiamo con la valchiria di qua. Con il cavaliere di qua, scusate. Cercare di trascinare il tutto il più possibile. Quel bombolone alla crema è un problema. Perfetto, andiamo con l'arciere magico. Guardie di là ottime, mamma mia, bella la difesa ragazzi, bella la difesa, un posto di niente, non mi lamento proprio per niente ragazzi, però è difficile penetrarlo a lui, in questo momento è difficile penetrarlo, quindi dobbiamo stare un attimino attenti. Vado con il cavaliere, perfetto, vado con un mago zap di qua che secondo me ci sta abbastanza bene.
Ok, in modo tale che fermiamo anche quel cavaliere lì. Sicuramente una tronco qua ci sta bene, ragazzi. Ok, andiamo con un fantasmino. Andiamo con un ariete. Ok, bombolone alla crema per lui, quindi abbastanza. So Crispy McBacon. Andiamo con i barbari scelti. Andiamo con lo spirito della cura. Andiamo con un cavaliere di qua. Ok, spirito della cura tirato abbastanza bene, devo dire. Andiamo con una tronco. Andiamo con una tronco. Non saper né leggere né scrivere. Andiamo con un mago zap. Madonna mia, mamma mia, mamma mia. Tutte partite al cardiopalma, ragazzi. Tutte partite al cardiopalma. Allora, fra, io ti voglio bene, fratelli, però è strong. È strong tantissimo, fratello caro. È strong veramente tantissimo. È strong veramente una cifra. Andiamo con la rieta. Perfetto. Bella la Tesla. Andiamo con Casper dal fondo. Andiamo con la tronco. Ok. Andiamo con un cavaliere di qua. Ok, andiamo con un mago zap di qua. Andiamo a pushare con la rieta di là. Andiamo con i barbari scelti di qua. Andiamo con lo spiritello della cura di qua. Andiamo con il cavaliere evo di qua. Andiamo con la tronco di qua. Andiamo con questa robettina di qua. Andiamo con l'ariete da bottle di là. Andiamo con lo spiritellino della cura. Ok, andiamo con i barbari scelti. Buono lo spiritello della cura. Ragazzi, siamo passati? Siamo passati, siamo penetrati, signori. Di là siamo penetrati, via con la tronco. Mamma mia che match, ragazzi. Gestita, secondo me, divinamente, ragazzi. Divinamente l'abbiamo gestita. Siamo riusciti a passare, quindi GG. Abbiamo fatto delle difese assurde. Mamma mia. La velocità del deck in questo caso veramente ci ha aiutato tantissimo. Andiamo contro Rain, ragazzi. Ma l'audio di gioco c'è? Punto di domanda. Sì, l'audio di gioco ci sta. Perfetto. Andiamo contro Pioggia. Questo c'ha la lapide, ragazzi, che per il momento non è un problema. Però se ci troviamo... Eccolo. 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 Ovviamente barbari scelti, the last card proprio nella vita, forever and ever. Gigante ha fatto tutto come lo doveva fare. Posso pretendere un pushettino con la rete da battaglia, diamo un po' di value a tutta la situazione. Bocciatore, ragazzi. Bocciatore, carta veramente brutale, perché la rete da battaglia, non solo lui, fa fatica ad arrivare sotto torre con il bocciatore, però... possiamo decidere di andare a splittare con i barbari scelti. È una cosa molto intelligente da andare a fare, però vi voglio ricordare che lui è il gigante a disposizione, che è un'altra carta parecchio interessante, ragazzi. Veramente tanto, tanto, tanto interessante. Allora, Casper di là, buono. Andiamo con un cavaliere, così ce lo iniziamo a ciclare e non dovremmo avere troppi problemi. Perfetto. Guarda, mi va benissimo così. Ok. Cerchiamo di lanciarci sta tronco per pulire il tutto. Andiamo con un arciere magico di qua, che secondo me ci sta molto molto bene per andare a far danni. Sicuramente. Bella la tronco. Ottimo il cavaliere di là. Va bene, ci dobbiamo andare a difendere, ragazzi, ovviamente con i barbari scelti. Via con i barbarozzi sceltozzi, che se il nostro gigante ci fa i trilioni di danni come se non ci fosse un domani. Perfetto, bocciatore di là. Ottimo. Andiamo a splittare con una rete da battaglia, secondo me ci sta benissimo, perché quel bocciatore ce lo facciamo fuori con Casper. Lui è costretto ovviamente ad andare a tirare la lapide, ma a noi, ripeto, ci va bene che quella lapide viene fatta fuori in questo modo. Mi ha fatto un bel po' di danni con il gigante in antitesi. Mi ha fatto veramente tanti tanti dannini. Mega sgherro, Casper diventa trasparente, quindi ottimo. Perfetto. Bravo. Bravo. Siamo in overtime, quindi possiamo sfruttare un pelo di più tutta la situation. Va bene, andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo. Buonissimo, andiamo con la tronco. Ok. Mamma mia che cacchio di tronco che abbiamo tirato, ragazzi, fantastica. Fantastica, raga, ma che giocate? Che giocate abbiamo fatto quest'oggi, anche grazie, soprattutto grazie al cavaliere Evo, ragazzi. Comunque ci sta tantissimo. GG, l'abbiamo giocata veramente divinamente. Anche questa partita qua, mamma mia, lui aveva la fulmine. Un po' stupidino, ragazzi, che non l'è andata a sfruttare dal principio. Ma comunque, GG a noi, perché abbiamo giocato anche questa partita divinamente. Terzo game di oggi, ragazzi, tutte partite difficili, ma le stiamo gestendo. Andiamo con Doraji degli Happy
Day. Deck girato, diciamo, abbastanza bene, ma me ne vado con calma, ragazzi, con un cavaliere dal fondo. Avessi avuto l'arciere magico in questa situation, mi sarebbe piaciuto veramente tanto. Purtroppo non ce l'ho. Andiamo con una tronco, per non saper né leggere né scrivere. Scaracuccioli, ragazzi. Bene, reclute, già si stanno preparando i boys. I boys già si stanno preparando, ragazzi. Ci sta. Allora, andiamo a fare di questo con Casper. Maialini rigorosamente splittati. Andiamo con i barbari scelti. Perfetto. Andiamo con questo. Perfetto. Vai. Lui danni ce ne sta facendo con i maiali di là. Però noi di là in teoria gli buttiamo giù torre. Ottimo. Ottimo, signori. Ottimo. Non facciamo entrare in hit lui, grazie. L'abbiamo fatto entrare in hit, peccato. Lui non ci dovrebbe hittare. Va bene, ci possiamo tranquillamente barricare in difesa, perché quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ragazzi. Certo, avere un cavaliere a disposizione è tanta roba, ragazzi. Però ci dobbiamo tenere stretti, secondo me, l'arciere magico, la tronco e il cavaliere Evo, possibilmente, per un suo eventuale push con le reclute. Non abbiamo la fireball per quei maialini, quindi la tronco ci serve se decide di lanciarci i maialini tantissimo. Eccole le reclute. Andiamo con Casper di là, ha fatto il suo dovere abbastanza bene. Tronco di qua secondo me ci sta. Andiamo con un mago zap di qua che secondo me ci sta bene. Di là è arrivata la recluta, ragazzi, però fino a quando ci pigliamo sti pizzichi di danni, manco niente ci fa, insomma. Minchia. Regà, qua è stata strong, ragazzi. Qua è stata strong, lui qua i danni ce li ha fatti, Lui qua i danni ce li ha fatti in sebo di niente, raga. Lui qua i danni ce li ha fatti, anche belli grossi. Quindi andiamo a fare di questo un Casper centrale, ce lo vado a tirare, che secondo me ci sta bene. Andiamo con i barbari scelti, andiamo con lo spirito della cura. Perfetto. Lanciamoci una tronco per non saper né leggere né scrivere. Barbari scelti di là ci sono arrivati, quindi top. Ragazzi, l'abbiamo gestita, posso dirlo tranquillamente, molto molto bene secondo me. Secondo me l'abbiamo gestita questa partita molto molto bene. L'opponent è stato anche decisamente stupidino, ragazzi, perché poteva sfruttare in maniera diversissima tutte le sue carte. Non facciamo entrare in hit quella Fire Machine, per cortesia. Perfetto, mancano 17 secondi, abbiamo un vantaggio di due torri, ma contro questo deck veramente tutto è possibile. Quindi andiamo con l'arietino da battaglia, andiamo con l'arciere magico che secondo me ci sta divinamente. Qui andiamo con Casper, perfetto. Qui andiamo con la tronco, ragazzi, molto bene. Mamma mia, raga, GG. Facciamocene un'altra, ragazzi, con tanta dose di rischio, però facciamocene un'altra. Andiamo contro il coreano, cinese, giappo-cinese, definiamolo così, molto nello Shandleman, che non fa parte di nessun clan. Bene, questi soggetti, che sono coreani, cinesi, giapponesi, che non fanno parte di nessun clan, ragazzi, mi mettono tanto timore. Però dai, vediamo un po' che caspita riusciamo a fare. Andiamo con una tronchino. Bene, cioè male. Allora, tutto sommato ti devo dire che mi va bene. Qui vado con una rete da battaglia, ragazzi. Guardalo che bello il cannon di là. Oh, ha tirato la Valchiria, quindi attenzione. Ha tirato la Valchiria, quindi you just want attention. Possiamo provare a fare un counter push, ragazzi, con i barbari scelti. Perché lui mi ha tirato anche lo... Eh sì, fra... Curali, perfetto, buona, belli curati, belli strong. Non dovrebbe avere l'orda di scheletrini, ragazzi, a disposizione, invece sì, raga, però comunque sì, abbiamo hittato torre, quindi ottimo. Abbiamo pigliato anche la pirotecnica, ancora meglio. Lui c'è il domatore, cerchiamo di stare attenti. La pirotecnica non mi aspettavo che lanciasse quel razzetto, altrimenti mi andava a difendere con Casper. Va bene, ragazzi, andiamo con il cavaliere dal fondo. Mi devo ricordare che la pirotecnica solo con la tronco un razzetto te lo lancia, quindi attenzione. Ecco, andiamo con Casper, facciamogli utilizzare questo cannone. Perfetto, mazzo, pirotecnica io, così proprio lo dice. Non posso andare di tronco.
Non posso andare di tronco minimamente, ragazzi. Lui invece ci andrà con... Prendiamo il cavaliere di qua. Ok. Andiamo con Casper. Oh. C'ha due win condition il tipo. Va bene. Carichiamo, ragazzi. Carichiamo come se non ci fosse un domani. Tranquillamente proprio. Tronco. Mamma mia che tronco, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Mamma mia che tronco. Mamma mia che tronco, ragazzi. Dobbiamo inventare pure ste giocate. Mamma mia che tronco, ragazzi. Mamma mia che tronco absurd. Mamma mia che tronco absurd. Mamma mia. Perché non mi hai pushato dall'altro lato, fra? Perché hai deciso di pusharmi di là? Sei folle. Sei folle. Mi potevi fare questi 1000 di HP, me li facevi sul lato sinistro, fra. Va bene. Che te devo dire? GG. Da bravo pezzettino di merdino, io mi fermo qua. Ci vediamo in questi giorni con il prossimo episodio per vedere se riusciamo a hittare la Lega 9. Ragazzi, fatemi sapere a che punto siete arrivati della ladder sotto nei commenti. Questa season sta per finire. Se giocate deck simile a me, divertitevi questi ultimi giorni, perché secondo me la prossima veramente c'è da bestemmiare. Un lecchino, secondo me questo episodio se lo merita. 4 win, ragazzi, tutte e 4 veramente bellissime. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singolo live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Misterico.